Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master K. Io sono il Master K e il vostro ospite su questo canale. Continuiamo la rubrica estiva sul modellismo. La settimana scorsa abbiamo visto come ricavare le mappe su griglia quadrettata utilizzando GIMP. Questa settimana iniziamo con la parte modellistica vera e propria e vediamo come partendo dalla mappa sul foglio si può arrivare ad avere la mappa in tre dimensioni. Quello che vi serve per realizzare quello che vedremo nel video di oggi sono semplicemente un paio di forbici, possibilmente affilate, e le mappe stampate che abbiamo realizzato nello scorso video. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere come realizzare le sagome da cui poi si ricaverà la mappa in tre dimensioni. Ovviamente la prima cosa da fare è prendere la mappa e stamparla. Stamparla nel formato più grosso sia possibile, in questo caso è un formato A1. Più sarà grossa la mappa, più evidenti saranno i dettagli. Dato che la mappa così grossa non potrà stare tutta in un foglio, la prima cosa sarà prendere i pezzi sparsi del foglio, in questo caso 4, poi dipende quanto l'avete stampata grossa, e riunirli in un'unica mappa per formare fondamentalmente lo stampo di base. In questo caso io per prima cosa sto ritagliando i bordini per evitare che poi le zone si sovrappongano e adesso cercando di, in questo caso sì, serve la massima precisione, andare a sovrapporre i vari pezzi e poi fissarli sia davanti che dietro con dello scotch. Ovviamente la mappa che andremo a realizzare deve essere bella grossa in modo da essere visibile e in modo da rendere più facile poi il lavoro di ritaglio quando andremo a costruirla. E poi non avrebbe senso prendersi tutta la sbatta di realizzare una mappa 3D per fare qualcosa di grande come un foglio A4. È importante che vengano fissate in entrambe le parti perché poi quando questo stampo verrà ritagliato lo scotch potrebbe essere tagliato via da una parte ma non dall'altra e lasciare dei bordi volanti che darebbero fastidio. Sgrossate anche se ci sono delle parti in più. L'importante adesso è realizzare una singola mappa grande più precisamente possibile. Ora che la mappa è stata unita, bisogna passare a realizzare lo stampo vero e proprio. Di per sé quello che dovete fare non è nulla di particolarmente complicato. Prendete la mappa che abbiamo realizzato e, facendo attenzione a seguire bene i margini degli esagoni, cominciate a ritagliare tutto il bordo. Quando cominciate a ritagliare la sagoma, non ritagliate dal bordo della mappa, ma lasciatevi almeno un livello di margine intorno. Questo renderà effettivamente la mappa un po' più grossa, però vi servirà per avere un'idea di cosa c'è anche esattamente intorno ai vostri confini. Nel caso state realizzando una locazione geografica, come ho fatto io, vi permetterà di avere delle zone di ingresso e di uscita dalla mappa, ma anche stesse realizzando una mappa immaginaria o magari state realizzando la mappa di un'isola, avere un minimo di bordo vi permette prima di tutto di far capire ai giocatori che c'è della terra oltre quella che stanno esplorando, nel caso non sia un'isola, e nel caso fosse un'isola a indicare la zona di mare più basso che circonda la terra emersa prima del mare aperto. Anche in questo passaggio è importante essere precisi. Più si è precisi nel ritagliare i bordi degli esagoni,
migliore sarà poi il calco che ricaveremo da questa mappa. Gli errori non sono così fondamentali, non è che dovete cambiare tutto, piuttosto se tagliate male un esagono ritagliate un esagono intorno e quello lì ignoratelo. È meglio avere un esagono preciso su una mappa meno precisa. In fin dei conti non cambia molto, soprattutto se è una mappa che state realizzando di fantasia. Io personalmente vi consiglio, prima di segnarvi su una delle mappe, quelle piccole, dove sono le valli e dove sono le cime delle montagne. Questo vi aiuterà, quando ritagliate, a farvi un'idea di quanto grande deve essere la sagoma. Vi avverto che questo lavoro è molto lungo. Riguardando il registrato, mi c'è voluta quasi un'oretta buona per ritagliare con precisione tutto e controllare che le misure fossero effettivamente corrette. Bene, il primo passaggio è fatto. Una volta che vi sarete slogati il polso a ritagliare infinitamente tutta la mappa come è successo a me, avrete le sagome che vi serviranno poi per realizzare i vari livelli. Diciamo che per questo video è tutto. Come realizzare i livelli veri e propri lo vedremo poi nel prossimo video, per non far durare questo troppo. Fatemi sapere come voi realizzate le mappe, quanto le fate grandi, quando le fate piccole. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Se non volete perdervi i prossimi video, iscrivetevi e schiacciate il tasto alla campanella per ricevere le notifiche. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo nel prossimo video.